d'arte, musica e teatro, patria dei più importanti uomini e donne di cultura, da Dante Alighieri a Ungaretti, da Michelangelo a Leonardo da Vinci, da Pirandello ad Antonio De Curtis. Eppure, gli ultimi rapporti SIAE e Istat raccontano un'altra Italia. Nel primo semestre del 2014 il contributo del pubblico pagante degli spettacoli teatrali è diminuito del 5,06%, ma la speranza sono sempre più piccoli. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, è la fascia d'età dai 6 ai 19 anni, infatti, quella che nel 2013 ha fatto registrare il più alto numero di presenze nei teatri italiani. La cultura rappresenta il 5,8% del PIL del paese e gli occupati nel settore sono più di 16.000, ma sono 500 le strutture teatrali in crisi, chiuse o occupate. Il Teatro dell'Opera di Roma, con 182 posti di lavoro a rischio, 25 milioni di euro di debiti. È cronaca degli ultimi mesi lo sfratto del Teatro Eliseo, dopo 114 anni di attività, 60 i dipendenti licenziati e una privatizzazione in atto. In Sicilia, terra di teatri, lo Stabile di Catania, nonostante il lancio della stagione 2014-2015, versa in una profonda crisi economica, con una decurtazione del 30% dei fondi stanziati dalla regione. Nonostante le manifestazioni e il dissenso dei cittadini, il Teatro Michetti di Pescara resta chiuso. Il Comune lo ha acquistato, ha stanziato risorse nel bilancio triennale, ma una soluzione sembra ancora lontana. Il Teatro dell'Arco di Cagliari è chiuso da oltre 10 anni, senza alcuna risposta dal Ministero e dalle istituzioni interpellate. Nonostante i cospicui finanziamenti che il Comune di Ferrara riceverà nei prossimi anni, l'assessore alla cultura ha bocciato con nascere la speranza di una riapertura del Teatro Verdi, chiuso ormai da decenni e riaperto per soli 3 giorni con i 12.000 euro raccolti con una campagna di sensibilizzazione in occasione del Festival Internazionale del Teatro d'Immagine e di Figura. Il 2 ottobre 2010 viene decretata la chiusura del Teatro Regionale Alessandrino a causa di una dispersione di fibre di amianto nel corso dei lavori per la centrale termica. Da 4 anni è nato il comitato Ridateci il Teatro. Il Teatro Trianon, dopo il pignoramento, è stato messo in vendita dal Tribunale di Napoli per 4 milioni e 500 mila euro, scesi a 3 milioni dopo la prima asta deserta. Non serve andare lontano, ma basta pensare al Teatro Romano di Minturno, con una stagione ferma nel 2011 e 3 soli spettacoli nell'estate del 2014. Un'area spettacolo millenaria unica nel suo genere, ignorata e trascurata. I teatri chiudono, si vendono oppure si occupano. L'Angelo Mai a Roma viene sgombrato nel 2006 e rimane senza sede per 3 anni, continuando comunque a programmare e produrre teatro, cinema e musica in maniera nomade nella città. A fine ottobre 2009 l'Angelo Mai riapre altrove, riprendendo le sue attività in Viale delle Terme di Caracalla, acquistando l'ultima denominazione, quella di teatro occupato. Più nota la vicenda del Teatro Valle di Roma, occupato dal 14 giugno 2011 con l'intento di dar vita ad una vera e propria rivolta culturale contro la maldistribuzione dei fondi pubblici. Anche il nodo non è da meno. A Pisa il Teatro Rossi era chiuso dal 1966 per inagibilità. La platea era stata trasformata in deposito per biciclette e motorini sequestrati. Oggi ospita attori, artisti e cittadini. Nato nel 1572 come una fabbrica per l'esercizio di arti e mestieri, fu acquistato nel primo dopoguerra come convitto per i giovani. Nel 2012 l'edificio è stato occupato da un collettivo di operatori dello spettacolo, come segno di protesta contro il progetto di restauro mai iniziato della struttura. Questo è l'ex asilo Filangieri di Napoli. Un'Italia della cultura che resiste? La cultura è davvero un'impresa titanica? O l'impresa culturale è un titano destinato alla resa?